Ancora nessuna traccia di Jemal Khedija, la 32enne babysitter etiope giunta dagli States assieme ad una famiglia americana in vacanza a Lucca. La donna è stata vista per l'ultima volta ieri mattina a Mutigliano, quando attorno alle 9:20 si è allontanata per una passeggiata cui era solita fare dal suo arrivo 2 settimane fa a Lucca. L'allarme è scattato invece attorno alle 17, quando i coniugi statunitensi, lui docente universitario all'Università di New York, lei funzionario dell'ONU a Beirut, preoccupati si sono rivolti alla polizia lucchese. Subito si è innescata la macchina della ricerca coi poliziotti ed i carabinieri che hanno setacciato la zona antistante la villa. Stamani si è alzato in volo anche l'elicottero dei carabinieri, mentre da Livorno sono giunti i vigili del fuoco del nucleo subacquei, che hanno calato perfino telecamere nei pozzi, poiché l'ipotesi più accreditata al momento è che la giovane donna sia ancora in zona, forse ferita per una caduta o peggio ancora morsa da una vipera. Sembrerebbe infatti escluso un allontanamento volontario, anche se polizia e carabinieri al momento non escludono niente. A far pensare all'incidente il fatto che Jemal ha lasciato nella dépendance, dove si trovava il suo alloggio, tutti i vestiti, i documenti, il passaporto e perfino il telefono cellulare. Le ricerche stanno proseguendo anche nel bosco e nella macchina. Squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei volontari della Croce Rossa di Lucca continuano senza sosta a cercarla. Pronta, seppur al momento inutile, la collaborazione degli abitanti di Mutigliano alle forze dell'ordine. Nessuno ha visto la babysitter da ieri e non ci sono, nelle dichiarazioni, indicazioni utili agli investigatori.